Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi vi farò vedere cosa c'è nella mia borsa. Attualmente, cioè ieri, ho usato questa e siccome io non sono una di quelle che usa una borsa tipo per un sacco di settimane e poi non la cambia più, io ogni sera abbino sempre la borsa, quindi ogni giorno ne uso una diversa e stavolta c'era quella grande perché dovevo portare più cose, quindi questa l'ho presa, anzi mi è stata regalata dai miei genitori se non sbaglio, ed è di Carpisa, è in non so quel materiale per le borse da mare, comunque è a poa con il volant. Allora, prima cosa il mio telefono, che c'è sempre nella mia borsa costantemente, perché altrimenti è la prima cosa che metto, altrimenti mi dimentico, lo dimentico a casa. Poi a volte, questo non sempre, c'è un astuccio con colori, penne e cose varie. Questo è per quando gioco a D&D, o comunque a volte me lo porto appresso, almeno una matita o una cosa del genere per scrivere e fare cose. Poi gli occhiali da sole. E questi ovviamente li porto solo quando non ho gli occhiali da vista, perché non posso metterli uno sopra l'altro, ovvero qui solo quando ho le lenti. Sono molto Audrey Hepburn. Ok, vedo di nuovo. Poi la mia crema solare, perché comincia a esserci un po' troppo sole per la mia pelle. Infatti anche qualche settimana fa sono stata fuori per parecchio tempo e mi sono praticamente bruciata le spalle e il naso, quindi adesso me la porto sempre appresso. Questa è della ROC, la protezione 50+, perché io non mi voglio abbronzare, quindi probabilmente tutti diranno ti devi abbronzare, perché non ti abbronzi? Adesso cominciano le persone a chiedermelo sempre, 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 quindi fino alla fine dell'estate mi chiederanno: oh, ma non ti sei abbronzata? No, non mi voglio abbronzare, mi piace il mio pallore, andiamo d'accordo. Poi le mie chiavi, che è praticamente questo portachiavi, lo metto, in realtà sono così di solito, ovvero senza niente. Questo glielo metto solo quando ho una borsa grande, siccome essendo agito almeno lo trovo, quindi per ora c'è il sonaglino che mi dice dov'è. Questo è un gatto e poi c'è Pikachu, che ho fatto io a mano. Poi una lima per le unghie, perché le mie unghie sono spigate e alla prima occasione si spezzano, quindi devo avere sempre qualcosa con me per limarle, altrimenti rimango lì a mangiucchiarle per tutta la sera finché non agganciano più. Poi questa è della Essence ed è della stessa linea, l'ultima, ovvero della crema per le mani, ed è Cookies and Cream. Questa è la crema per le mani, appunto. Ha un odore di, non so, zucchero filato forse, comunque dolcissimo e strabuono. Ogni volta che me la metto subito dopo mi viene voglia di mangiucchiarmi le mani, è davvero buonissima, cioè è buono l'odore, non fa particolarmente per le mani, ovvero non è che le idrata moltissimo, però ha un odore buonissimo, quindi ci sta. Poi le cuffie, sì, queste sono le cuffie per ascoltare la musica o i video o quello che è, che stranamente non si sono annodate. Poi elastici vari, perché non si sa mai che ci sia troppo caldo e mi debba legare i capelli, perché sono un pochino lunghi e quindi fanno abbastanza caldo, va bene l'inverno ma d'estate non troppo. Poi il mio portafoglio, davvero carino, abbinata anche la borsa, ok, dislessia, scusate, è davvero carinissimo, è un po' grande in effetti, e la posso usare solo con le borse abbastanza grandi, cioè dalla media alla grande, perché in quelle piccole ovviamente non ci sta. Quindi il mio portafoglio, e questo è, se non sbaglio, questo l'avevo preso a Londra da Primark quando sono stata lì, quindi aspetta. Sì, è dalla linea di Primark, Atmosphere. Poi
c'è altro, la mia agendina, dove quando mi annoio magari aspetto qualcuno, ci disegno sopra le cose, oppure scrivo pensieri e cose varie, oppure ci attacco anche ad esempio cose del genere, perché dovete sapere che domenica scorsa sono stata al Giocomics, ovvero la manifestazione che si tiene qua in Sardegna in questo periodo sui cosplay e i fumetti e cose varie, e ho comprato dei dolcetti, e questi due sono la carta dei cioccolatini che ho comprato, uno se non sbaglio è la vaniglia e questa è la fragola, mentre questa è la carta del dorayaki. E io l'avevo provato se non sbaglio solo una volta, un'altra volta a Londra quando abitavo lì, e questa volta l'ho voluto riprendere in Sardegna. Era troppo buono, gnami. Comunque poi i disegni vari, cose che faccio quando mi annoio. Ad esempio questo, che è uguale a quello del distruggi questo il mio diario. Distruggi questo diario, se non sbaglio. Mi sono divertita abbastanza. E basta, disegno cose, cose da comprare, cose che vorrei comprare, eccetera. E questa l'ho abbellita io in realtà, perché era una semplice agendina nera. Io ci ho aggiunto dei nastri e del pizzo e un fiocco, così, giusto per renderla un po' più carina, visto che era nera semplice. Poi, altro? Oh sì, il mio burro cacao del momento, praticamente io non posso vivere senza burro cacao, devo averne almeno uno dentro la borsa o anche più di uno. Questo è il Baby Lips, quello alla menta se non sbaglio, ha un odore di gomma da masticare pazzesco e lo sto usando, al momento è quello che uso di più, perché ho anche l'altro in realtà, questo che è quello rosso, alla ciliegia se non sbaglio, sì è quello alla ciliegia, è solo che questo colora le labbra, quindi siccome il mio ragazzo odia davvero tantissimo sia il burro cacao che luce le labbra che rossetti e quelle cose lì, quindi quando mi metto un burro cacao e esco con lui, devo mettermi comunque quello che non colora le labbra, perché se mi metto quello che colora le labbra poi non lo posso baciare, quindi lui odia il burro cacao, già mi odia quando metto anche questo, però quindi devo avere sempre uno trasparente. Altro? Oh sì, il mio sacchetto di dadi, è l'ultima cosa se non sbaglio, sì. Ok, questo è il mio sacchetto di dadi, siccome sono agli inizi ne ho ancora pochi, infatti ho ancora il sacchetto piccolo, ed ho solo un set di dadi, che praticamente è questo, ed è rosa, purtroppo. Io odio con tutta me stessa il rosa, cioè non andiamo molto d'accordo, però era quello che mi piaceva di più nel negozio, quindi ho dovuto prendere questo. E poi due dadi separati, che questo in realtà me l'ha regalato una mia amica, perché l'ho visto, mi è piaciuto davvero tantissimo, e quindi alla fine mi ha fatto, sì dai te lo regalo, io, sì! E poi un altro semplice dado 6, che ho dovuto comprare perché mi serviva, semplicemente, quindi. Questo è il mio bellissimo sacchetto che ho riciclato da qualche parte probabilmente, perché era, se non sbaglio, l'ho preso da qualche negozio di... Cioè, me l'hanno dato quando ho comprato qualcosa, quindi io poi l'ho tenuto e l'ho usato come sacchetto per i dadi di D&D. Ma penso che molto presto lo cambierò, perché dobbiamo iniziare un altro gruppo con i miei amici e quindi mi servono altri dadi e non penso che qua ce ne siano più di tanti, quindi siccome anzi abbiamo insieme altri due gruppi, due avventure, quindi me ne servono davvero tanti altri dadi, quindi niente, questo è tutto quello che c'è nella mia borsa. Non porto, di solito non porto così tanto perché mi si stacca la spalla portare troppo, quindi di solito porto il portafoglio, le chiavi e il burro cacao, al massimo la lima e la crema per le mani, ma tutto il resto ovviamente è una cosa che c'era solo da ieri perché l'ho usata ieri, quindi ovviamente tipo l'astuccio, gli occhiali da sole, i dadi non li porto sempre. Quindi questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!